carico, complimenti. Ah, complimenti. No, ci sono delle persone e tu non puoi avere. Se noi fate aggiornamento con delle persone in giro. È ancora carico il fucile. È ancora carico. Cioè... Poi preso il senso, come la critopolino. Sì, bravo. Mi spiega come possiate voi amare la natura ammazzandola? No, perché non c'è una spiegazione, sono delle forme di problemi mentali questi. Se io rispetto qualcuno e amo qualcosa, non mi dia questa sufficienza, mi dia una risposta logica. Ma non te la può dare una risposta logica, si diverte a sparare degli innocenti. Se lei ama qualcuno, lo ammazza, e questo secondo lei è coerenza, è logica? No, mi rispondo, mi devo stare Cioè lei ammazza i componenti della famiglia di qualcun altro, se venissero in casa sua a fare la stessa cosa? Come quando si andava a scuola al comunismo. Guarda. Gli animali sono creati per essere uccisi, secondo lei? Se sparassero il suo cane? Sono armi innanzitutto da guerra. Ma certo. Perché sono pallettoni. I poveri animali che hanno poco spazio. Notate che anche i non animalisti sono arrabbiati per queste faccende perché non sono liberi di farsi cavoli proprio nei boschi la mattina. Quando vedo un uccello in cielo, se lo guardi, se lo gusti, non lo stare. Io le faccio semplicemente una domanda, come se fosse una persona al bar, che gusto ci prova? Mi piace, te. Ammazzare? No. Ammazzare? Cosa ti devo dire? Ammazzare, mi piace. Forse la possibilità di andare a casa e tu l'atto dello spa, forse qualche altra cosa. Perché non lo metti in atto? Ma cosa? Cioè, con la fotografia che si fa, è come l'atto dello sparare, con la foto. Il whale watching. No, quella di andare a vedere. Ti ripeto, io facevo anche pezza tubata, non la faccio più e faccio fotografie. E perché non lo farò anche con gli animali terrestri? Non te lo so spiegare proprio. Ma nel momento in cui vede, nel momento in cui vede un animale che muore, perché le sarà capitato di vederlo in agonia, cosa sente? Niente. Perché in quel momento lì. Allora non si può fare. Ma infatti è un discorso che non. No, c'è gente che invece si rende conto e smette di fronte a certi discorsi. Smettere. Cioè, anche quando magari per esempio non lo uccide al primo colpo, che viene ferito e lo vedi agonizzare, cioè lo vedi disperato che ti cerca la salvezza. E tu fare in fretta. Vabbè, ma non è una scusa, però. Per la maniera non sta campando nessuna scusa. Tu mi stai facendo un discorso, tu stai facendo il mio. Perché veramente, io veramente la reputo una persona a posto. Ma però come si può dopo? No, vabbè, non esageriamo. No, beh, lascia stare. Però voglio dire, poi dopo non sentire questa empatia, questo dolore verso gli animali di cui lei tutti i giorni li va a cercare in mezzo alla natura, di ogni albero anche lavora nel suo, sì, nel suo niente. Speriamo di non vederti più. No, ci rivedremo ancora. Finché non finisce la caccia ci rivedrà, finché non finisce del tutto. Ecco, in fondo i cacciatori, coloro che dicono di amare la natura e che l'ammazzano, ammazzano gli abitanti della natura. Questo significa amare la natura? Secondo noi no. Ave, guardate la gente che va a correre in bicicletta. Esatto. Padre e figlio magari. Sparate ai preti credendo che siano cinghiali. Eccoli un altro, benissimo. Ci abbiamo trovati finalmente. Chi la dura la sela. Sì, la giusto, Robby. Magari però era l'unico prete vegano. Sal, fai così. Guardate questo, qua. Questo qui è il risultato dei cacciatori, quelli che amano la natura. Quelli là. Eccoli qua. Eccoli là i cacciatori. I residui, eccoli qua. Eccoli là i cacciatori. Siamo arrivati nella tana del cacciatore. Che devono prendere per il collo il proprio cane perché non risponde neanche al richiamo. I nostri cani rispondono quando li chiamiamo. I nostri, tra virgolette. Perché non è proprietà neanche il cane. Fai rivedere, padre e figlio. Fai rivedere quei cosi.
Questi qui sono i residui dei cacciatori che amano la natura. Dove si reputano loro ecologisti, perché loro stabiliscono la... Ma una persona con un'arma in spalla ama. Con un'arma in spalla ama quanto lo stupratore ama la propria stuprata, allo stesso modo. I pedofili che amano i bambini. O i serial killer chiamano le loro vittime. Cioè, chi spara, è quello che sono. Chi spara dicendo che ama qualcuno è seriamente malato. E non c'è da vergognarsi di dirlo, perché sono malati. Se sparasse un uomo, un uomo sarebbe chiamato serial killer. Robby. Se sparassi a tanti uomini. Ma certo, e loro sono serial killer. Qua abbiamo un padre e un figlio. Che fanno questo? Questi sono i loro ornamenti, questa è la loro, sono i loro trofei.